Questo incontro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e caporalato è importante perché ci sono tante storie veramente tristi. Sì, è molto importante, ma dobbiamo cercare di uscire dal politicamente corretto, dal fatto dei convegni in cui tutti dicono cose scontate. Noi stiamo cercando di cambiare realmente queste cose, perché cambiare il lavoro significa cambiare anche la società, significa non fare promesse ma cercare di muoversi nella concretezza, cioè ridurre i rischi per chi lavora significa aumentare il valore di una società e migliorare la società per chi ci vive e che possono essere bambini o pensionati, perché il lavoro è la struttura portante di una società. Cosa si può fare? Ma io credo che in questa terra di Calabria si debba ripensare un po' al passato. Vuol dire, questa era la terra che era il cuore del mondo. Le persone venivano qui invece che fuggire i cervelli, venivano qua, invece di venire gli immigrati, venivano le persone di grande talento. Allora, perché le persone venivano qui? Perché Crotone 2600 anni fa era il meglio del mondo, la Sorbona, Harvard non avevano oggi il valore che Crotone aveva con la scuola pitagorica, perché questa era una terra che è portata a questo valore. Allora, ripensare al passato significa usare il passato non come una memoria storica e basta, ma come un'energia, riportare ai giovani l'identità di essere calabresi e pensare che questa terra è una terra straordinaria che ha bisogno però del software. Il software sono le menti degli uomini, i comportamenti degli uomini, quindi se noi a un computer bellissimo ci mettiamo un software che non funziona, non funziona, è un po' come si è fatto con questa terra. Io credo che la sicurezza, che per me è una parola legata a cultura ed è legata alla legalità, sia una triade su cui bisogna realmente anche coi giovani non fare le passerelle, ma fare dei percorsi in cui le persone, soprattutto i giovani, possano essere coinvolti in una visione in cui si sentono protagonisti di fare ritornare questa terra agli splendidi elementi del passato.